Fa piacere che per esempio la squadra del 17 stia raggiungendo i discreti risultati, nel settore giovanile lei i risultati non contano granché perché il lavoro è finalizzato fondamentalmente, soprattutto in una realtà come Trapani, a portare dei giovani ad allenarsi con la prima squadra, no? In lungo periodo. Però che questa squadra abbia vinto 4 partite su 5, solo con Fai, non dico di quello che c'è a Trapani perché abbiamo già detto di che cosa si debba offrire veramente oggi a un giovane per dargli la prospettiva di arrivare in prima squadra o di fare della pallacanestro una cosa molto interessante nella sua vita. Guarda, io ho avuto un'esperienza con i giovani piuttosto, diciamo, lunga e duratura fino a 5-6 anni fa, dopodiché ho fatto sempre e solo, diciamo, unicamente l'assistente di prima squadra. Negli anni addietro mi dividevo tra gli assistentati invece quello di Trapani, perché Latina come cittadina, insomma, rispecchia molto le caratteristiche di Trapani. Hai detto una cosa sacrosanta, abbiamo anche centrato un paio di volte dei concentramenti importanti, però il nostro obiettivo era far crescere questi ragazzi e cercare di dare un'impronta molto locale anche alla prima squadra. In alcuni casi ci siamo riusciti, qualche ragazzotto, insomma, che ho allenato adesso veleggia tra la Serie A di loro, insomma, che intraprendono, tra virgolette, anche un mestiere, bisogna dire Certo, che bello, gli eh? fa. Ora, a proposito di giovani e di altre realtà, sguardo a quello che accadrà in questa sesta giornata del campionato di C regionale, che appassiona sempre moltissimo, la Virtus Trapani gioca in casa contro Cefalù, questo accadrà il giorno 13, cos'è? Il giorno 13 è sabato, credo, eh? Sì, alle ore 18, e poi Paceco gioca in trasferta invece a Porto Empedocle, e invece Marsala gioca in trasferta ad Alcamo, quindi ci sarà un derby. E, insomma, domenica scorsa, sabato scorso c'è stata una grande cornice di pubblico per vedere Paceco Marsala e ci tocca inevitabilmente, siamo entrati già in dirittura finale di questa chiacchierata, Leo, ci tocca inevitabilmente di parlare di questa partita contro Massafra che offre questa prospettiva. Certa rinata, Leo, Trapani era sotto di 11 punti a 1 minuto e 40 dalla fine e poi vinse la partita al supplementare. Una cosa fra le più strane che io abbia visto in assoluto. Qui c'è il quadro Allenatore Toni complessivo. Trullo, no? Prego? Sì, Allenatore allenatore Toni Toni Trullo, Trullo, me Matera l'ha Latina, raccontata. Pattiruvo, Trapani Massafra, Santanti Managni, Molfetta Ostuni e Agrigento. Vi sceglie. Questa partita contro Massafra, di cui io ti dico la verità, un po' di timore ho. Rassicurami. Ah, ti ripeto, il timore è giusto che ci sia, nel senso che ogni partita ha un quintetto molto esperto, fatto di giocatori del calibro di Gigena, di Cucinelli, Scarponi, Basanisi, giovani interessantissimi come Quaglia. Una squadra che secondo me però, se giochiamo livello intenso come abbiamo fatto nelle ultime apparizioni in casa, non abbiamo nulla da temere. Io sono rimasto, se ti devo fare un esempio, sono rimasto innamorato, tra virgolette, della nostra prestazione con Bisceglie. Secondo me, dove abbiamo raggiunto veramente un buon livello di gioco, ma soprattutto un ottimo livello di intensità, soprattutto difensiva. Ripetere, diciamo, una prestazione del calibro delle ultime apparizioni in casa, secondo me non avremo problemi neanche con Massafra. Mi dai l'assist perché vorrei chiedere a te, che sei dello staff tecnico, di approfondire una curiosità. Latina, tutti sappiamo che a un certo punto eravamo 15 su 50-35, poi è successo il finimondo, due tecnici, un antisportivo, di fatto la partita si è rimessa in discussione. Anche sul sito i tifosi chiedevano perché questo nervosismo, visto che tu sei dello staff tecnico, eri in panchina. Magari ci spieghi un po' cosa è successo, quali sono i rimedi che avete in animo per non ripetere una cosa del genere. Io penso che se non fosse successo quel frangente lì. No, Latina per me rimane una partita sempre particolare, ripeto, una prestazione ottima alla fine nelle condizioni in cui l'abbiamo giocata. Nervosismo, ti direi spesso, secondo me anche parlerei più di inesperienza, fa una cosa che non dovrebbe fare perché è plateale, ma Mettere le mani sui capelli. non usa frasi irriguardose o proteste vibranti, semplice ingenuità o il fallo sì di Cappanni, ti potrei dire che secondo me c'era, ma non
veniva da due o tre mazzate e secondo me aveva fischi momento. Sperando che non si ripetano, è chiaro. Io aspetto che la regia mi dia un segnale sul tempo che rimane a disposizione per concludere questa puntata. Vi ricordo che è già in edicola il giornalino prepartita, il travanibasket.it, che il sito è sempre aggiornato, che potete cliccare e trovare tutto quello che cercate. E poi ovviamente la trasmissione radiofonica su Radio Cuore ogni giorno in diretta alle 17:45, peraltro il mercoledì e il venerdì in diretta dal Palaido alla vigilia dell'allenamento. Insomma, siamo qua a fare tutto il segnalare che per la prima volta in Sicilia c'è una squadra di basket in carrozzina che ha sede a Trapani, che gioca le sue partite interne purtroppo al Palo Auditore a Palermo, ma stiamo lavorando e diamo questa notizia in anteprima, anche se non è ufficiale, per vedere questa squadra di basket in carrozzina con tanti giocatori trapanesi, anche che è un segnale secondo me eccezionale della crescita di civiltà di un popolo e di una città, di un territorio. Speriamo di riuscire a condurla al Palailio in anticipo almeno un paio di volte quest'anno. La prima potrebbe essere il 5 dicembre, una per un'esibizione e una per una vera partita di campionato. Leo, Che possono fare solo del bene a tutto l'ambiente sportivo e io sarò il primo, insomma, mi fanno piacere questi avvenimenti a essere presente a una manifestazione del genere. grazie Leo, grazie di essere stato Grazie a qui, voi. grazie della tua chiarezza, della tua, come dire, godibilissima sincerità e semplicità. E appuntamento a venerdì prossimo per quello che riguarda questo spazio televisivo, ma ogni giorno www.iltrapanibasket.it è con voi. Ciao.